sacco pittorescamente ci presenta il Vangelo di questa quinta domenica del tempo ordinario, la quale quest'anno prevale sulla memoria liturgica del Beato di Roma, ma che comunque non ci impedisce di ringraziare il Signore per il dono di Papa Maestà e Ferretti alla Chiesa e al mondo e di implorarne la canonizzazione. Nel contesto appena accennato, San Marco ci presenta anzitutto la giornata tipo di Gesù con le tre principali occupazioni del Divino Maestro. Primo, immergersi nella folla e far stare bene, guarire le persone. Secondo, immergersi nella preghiera, specie quella prolungata e notturna, che è la sorgente segreta della forza. Terzo, risalire alla quotidianità umanamente intriso di Dio e annunciato. Oggi nel Vangelo sono in azione le mani di Gesù. È in azione la misericordia di Dio Padre che sempre agisce, per dirla con Sant'Ireneo di Lione, attraverso le sue mani, il Figlio unigenito, che sempre rivela il volto del Padre e lo Spirito Santo, potenza di grazia e di vita nuova. Tra le pareti di una modesta abitazione, la casa di Pietro, la cui area, come sappiamo, è stata diligentemente definita dagli archeologi francescani di Terra Santa, senza dire neppure una parola di fronte al dolore innocente, più che cercare risposte che non ci sono, vanno cercati i gesti di Gesù, senza dire neppure una preghiera, come invece farà Paolo. Un giorno a Malta, guarendo dalla febbre il padre di Publio, un alto funzionario romano, non appena gli parlano di lei, la suocera di Pietro, malata, a letto con la febbre, Gesù subito, dopo aver ascoltato, si avvicina, si accosta, la prende per mano e la rialza. Ma in italiano abbiamo dovuto tradurre per forza così, non abbiamo altre parole, la rialza, ma in greco c'è il verbo egheiro, che è il verbo della risurrezione. E così Madonna passa a seguire le mani di Gesù, assieme ai suoi occhi, incarnazione della tenerezza di Dio al cospetto sempre straordinario della ordinaria quotidiana sofferenza umana. Gesù guarisce con la sua azione diretta, con quella divinità non ancora svelata agli occhi degli spettatori, che è la caratteristica poi del Vangelo di Marco. Ed ecco assieme la trasforma dei pazienti che sperano quanto solo lui può fare. Nella penombra del tramonto si vede che sia stato riprodotto davanti a Gesù, a Cafarna, il ritratto di tutto il dolore del mondo, tutto, proprio tutto il dolore del mondo. San Marco è abile nel farci capire ciò moltiplicando gli aggettivi, come abbiamo sentito, li portavano tutti i malati, tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì i morti, scacciò morti, demoni, tutti ti cercano, andò per tutta la Galilea. Ma le mani di Gesù, operanti qui ed ora, negli occhi di Gesù, si protendono anche oltre i confini ristretti di quella città, modesto centro della Galilea. Cristo è stato sempre sensibilissimo al dolore dell'uomo, quel dolore che Giobbe descrive con una intensità irraggiungibile nelle pagine del suo libro, come nella pagina che abbiamo ascoltato nella prima lettura di oggi, un dolore che nella notte trova il suo alimento, trasformandosi in incubo e terrore, un terrore che ha come
questa così è diventata luogo di annuncio della presenza di Dio che teneramente ci è accanto e ci sostiene, si curva sul letto del nostro dolore fisico o spirituale che sia, ci prende per mano e ci risolleva, ci fa risorgere, ci eleva, ci rialza, ci riaffina, come già accaduto alla suocera di Pietro, alla nostra propria natura eretta, alla gioia del poter fare, all'andare, al sentire, all'annunciare. Gesù risuscita, rialza valori e progetti nei giorni che pesano sull'anima, quando il tradimento suo rende penosa la vita, il peccato rende debole e insapore l'esistenza negli inverni del cuore che sovente anche ai nostri giorni purtroppo ritornano, gli inverni glaciati del cuore. Quasi a provocazione e sfida delle parole di Gesù al momento dell'agonia del Getsemani, Gesù aveva detto tra le altre cose lo spirito è pronto ma la carne è debole, quasi a contraddizione di queste parole, Ferruccio Carazzoni, nel suo romanzo Vigilia di Natale, scrive: la carne è molto più forte di quanto non si creda, è lo spirito che è debole e difficilmente riusciamo a tenerlo a bada. E noi sappiamo che il peccato più grave, quello che non sarà perdonato, è commesso dallo spirito con la S minuscola, contro lo spirito con la S minuscola. È la disperazione che colpisce e distrugge lo spirito, l'inverno glaciale del cuore. Così anche Charles Péguy è superare la cosa, è sperare, scrive Péguy, la cosa difficile, a voce bassa e vergognosamente. E la cosa facile è disperare ed è grande la tentazione. Tutti perciò abbiamo bisogno delle mani del Cristo, così come dei suoi occhi. Tutti, in altre parole, nel dramma odierno della perdita della figura del Padre, abbiamo bisogno della tenera, misericordiosa, necessaria paternità di Dio, viva e operante per le mani di Gesù come per i suoi occhi. Di Gesù che Paolo VI, San Paolo VI, amava chiamare il fratello necessario. E proprio qui, carissimi fratelli e sorelle, al convergere della misericordia divina in Cristo Gesù con il grido di dolore dell'uomo fiaccato dalla malattia del corpo o peggio ancora dello spirito, questa confluenza incrociamo quest'anno la figura bella e luminosa, paterna e amabile di Papa Nastri Ferretti. Negli anni della sua vita di sacerdote, di vescovo e poi di pastore universale della Chiesa, egli fu incarnazione vivente delle mani del Cristo e quindi della tenera paternità. Realtà costantemente vive ed operante in lui, sia per la fecondità della speciale unzione dello Spirito di Dio, sia per l'attitudine del suo animo sempre scrupoloso a fare la volontà di Dio per realizzare la propria santificazione. Gli scritti ci hanno lasciato, hanno riportato questa espressione che sovente correva sulle sue labbra: io non voglio discostarmi un apice dalla divina volontà. Consapevole e grato di quanto il Signore operava nella sua vita di giovane sacerdote, eccolo a scrivere, tra le altre cose, nel novembre del 1821, ad appena 2 anni dall'ordinazione sacerdotale, al termine degli esercizi spirituali che frequentemente viveva, scrive così al numero 11 dei suoi propositi, cito: ringraziare il Dio dei tanti e singolari
sua vicenda terrena furono prolungamento di quelle del Cristo misericordioso, dinanzi al quale allora come oggi sta tutto il dolore del mondo che attendeva e attende di essere ascoltato, avvicinato, preso per mano per una risurrezione di vita. Le braccia di Papa Mastai, anch'esse sempre aperte, come in colonnata di Piazza San Pietro, o come nel giorno della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria, o nell'alterata disponibilità ad abbracciare nel perdono i suoi nemici, o nell'esercizio del quotidiano apostolato, quando non di rado i fedeli, i ragazzi specialmente, venivano paternamente accolti da lui per le strade di Roma. Anche le braccia di Papa Mastai, dunque, aperte a personificazione dell'abbraccio tenero di Dio Padre, che nella misericordia e nel perdono gli dona dignità e riveste di splendore la sua creatura, che verso di lui riorienta il proprio cammino. Questo è stato il Beato Pio IX, sempre in un crescendo di fede, speranza e carità, da semplice sacerdote a Papa. Anche da Papa si riteneva il Papa del mondo, dando così l'impronta per i suoi successori. Molto più da Papa, quando all'incertezza, alla confusione, allo smarrimento e spaventamento degli animi per opera di uomini e programmi
già il 10 settembre 1847, con il decreto della Santa Congregazione dei Riti, Inclitus Patriarca Iosef, aveva esteso a tutta la Chiesa la festa del patrocinio di San Giuseppe, l'anno appena dalla sua elezione a Sommo Pontefice. 5 luglio 1861, con lettera apostolica di Alma Arias, aveva concesso in urgenza plenaria per i devoti del culto perpetuo di San Giuseppe. Il 25 aprile 1865, nel decreto Cum Manin, elargiva ulteriori indulgenze per il culto a San Giuseppe e per la pratica del mese di marzo, e l'8 dicembre, come si è detto, 1870, con il decreto Cum Aldum Deus della Sacra Congregazione dei Riti, proclamava San Giuseppe patrono della Chiesa Universale, e ancora il 7 luglio 1871, con il decreto Inclitum Patriarca, riconosceva a San Giuseppe un culto superiore a quello degli altri santi, provvedimenti, come noterà Papa Giovanni XXIII, provvedimenti veramente degni dell'Ad Perpetuam Rei Memoriam, che aprirono la vena di ricchissime e preziose ispirazioni ai successori di Pietro, fino all'attuale Papa Francesco, aggiungiamo noi adesso. Attraverso questa potente rimessa al centro dei diritti di Dio Padre, si dischiudevano concretamente a Roma, all'Italia e al mondo le vie di vere riforme e di un progresso degno di questo nome, dove, più che nemici di una malintesa libertà da eliminare, erano da eliminare le nemicizie dell'animo umano con quella stessa libertà legata per volere del Padre da Cristo e dallo Spirito Santo. Se vittorie bisognava riportare per una vera pace, erano non le vittorie di una pace austera di ritorno imposta con le armi, ma le vittorie su se stessi e sul proprio egoismo, generatore di invidia, sopraffazione, ingiustizia di ogni specie, sia nel cuore dell'uomo, sia tra i popoli, tutti ugualmente amati da Dio. Attraverso la proclamazione del celeste patrocinio di San Giuseppe, Papa Massari poteva così meglio dire al mondo come veri maestri sono quei padri che donano ali sempre nuove, che permettono di lasciarle trasformare di bene in meglio, che le curano, le allungano, le rendono forti, non già quelli che mettono ulteriori lacci o nuovi paletti alla vita degli uomini. San Giuseppe, in fedele corrispondenza al compito di autorità e paternità assegnatogli dalla provvidenza, fu questo nei confronti di Gesù e di Maria, e continuerà ad essere questo anche nei confronti della Chiesa, corpo mistico di Cristo. In questi tempi tristissimi, scriveva nel decreto Cum Aldum Deus, in questi tempi tristissimi la Chiesa di Cristo da ogni parte appartiene.